Se volete acquistare crediti, passate da vipcoinsfifa.com, veloce, sicuro e affidabile. E con il codice coupon MALATI15 avrete il 5% di crediti in più. Bella a tutti ragazzi, io sono Silver dello staff di Noi Malati di Foot e sono qui oggi per portarvi la recensione di Aviel Hernandez Man of the Match, diventato Mottman grazie al gol decisivo rifilato in Champions contro l'Atletico Madrid. Questo giocatore mi ha sorprendentemente deluso, veramente, non mi è piaciuto come giocatore. L'ho usato sia come punta unica che in un attacco a coppia con Benzema, ma non mi è piaciuto, devo dirvi. Ho fatto una gran fatica a registrare le clip, faceva fatica a segnare. Ho dovuto fare anche qualche gol detto della merda. Hernandez, attaccante messicano del Real Madrid, si presenta con un 82 di overall, che si divide in un 87 in velocità, 79 in dribbling, 83 in tiro, 33 in difesa, 66 in passaggi e 66 in fisico. Partiamo come al solito dalla velocità. Velocità che si presenta con un 87 sulla carta, ma che si divide in un 88 in accelerazione e 85 in scatto. Questo giocatore ha una buonissima velocità, a mio parere. Soprattutto una buona accelerazione che mi è molto piaciuta. Mentre gli scatti sono, come dire, buoni. Non niente di speciale. Però c'è da dire che questo giocatore durante la partita corre molto a vuoto. Non so, corre per niente. Alla fine arriverà molto stanco, alla fine partita e non correrà più. E quindi vi dico, la velocità mi è piaciuta, però corre a vuoto. Non so perché corre a vuoto. Passiamo al dribbling. Dribbling che si presenta con un 83 sulla carta e che si divide in un 76 in dribbling, 82 in agilità e 80 in controllo palla. Questo giocatore ha una buonissima agilità, ma il dribbling non mi è piaciuto per niente. Fa fatica a dribblare gli avversari, soprattutto per le tre schelle skills che lo rendono più macchinoso. E inoltre nuota in controllo palla che ogni tanto pecca. Non so come dire, ma ogni tanto con gli stop non riesce a stoppare il pallone. E mi costringe a ricominciare l'azione. Ma ora passiamo al tiro. Tiro che si presenta come un 83 sulla carta, ma che si divide in un 91 in finalizzazione, 69 in effetto, 87 in colpi di testa, 71 in long shot, 83 in rigori, 77 in potenza tiro e 53 in punizioni. In generale i tiri non sono buoni, non mi sono piaciuti. A parte per il 91 in finalizzazione che davanti alla porta non sbaglia mai. Poi i rigori sono buoni, bisogna essere capaci di tirarli ovviamente, però mi sono piaciuti. I colpi di testa sono discreti, però purtroppo è un giocatore che è alto 1,75 e quindi fa fatica a colpirla di testa. I long shot sono scarsi, non mi sono piaciuti per niente, non c'entrerà mai la porta. Le punizioni ha un 53 che parla da solo, quindi sono scarse. E infine i tiri a giro che non mi sono piaciuti, non segnava quasi mai con un tiro a giro e infatti ha un 69 che è poco, assolutamente poco per un attaccante. Passiamo ai passaggi, 66 in passaggi che si divide in un 56 in passaggi lunghi, 69 in passaggi corti e 63 in cross. I passaggi di questo giocatore non mi sono per niente piaciuti. Sono scarsi, non sono dei bei passaggi, però c'è da dire che non gli servono, questo giocatore deve finalizzare l'azione, non costruirla. Ora passiamo al fisico. Fisico che si presenta con un 66 sulla carta, ma che si divide in un 87 in equilibrio, 59 in forza fisica, 78 in resistenza e 89 in salto. Questo giocatore ha un fisico molto debole. Quando si troverà a fare spallate con altri giocatori perderà quasi sempre. E però con l'87 in equilibrio cadrà poche volte. Mi ha sorpreso l'equilibrio di questo giocatore. Era molto raro che cadesse a terra infatti. Poi un 89 in salto che è una statistica molto alta, ma che questo giocatore purtroppo è basso, quindi farà comunque fatica a prendere di testa. Allora, riepilogando. Come pro metto la velocità, che mi è molto piaciuta. La finalizzazione, che davanti alla porta non sbaglia mai. E l'agilità, che questo giocatore è molto agile. E come contro metto il tiro, che non mi sono piaciuti i suoi tiri, in generale però ovviamente, escludendo la finalizzazione. Il fisico, che è debole. Le tre stelle a bonus abilità, che renderanno i suoi dribbling più macchinosi. Le tre stelle piede debole, che quando si troverà davanti alla porta sul sinistro farà più fatica a far gol. E infine il prezzo. Il prezzo, perché a 150.000 crediti, io penso che nella Liga BBVA ci sia Benzema che costa un decimo, ma che vale il triplo di questo giocatore. Quindi per concludere, Hernandez mi ha deluso, non vi consiglio di provarlo, non vale la pena spendere tutti quei crediti per lui, e quindi non ve lo consiglio. Concludo qui la mia recensione, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e passate dalle nostre altre recensioni. Qui da Silver è tutto, bella!